Il perché di questo libro, un libro nato quasi per caso su qualche consiglio di qualche amico che mi diceva: perché non riporti i tuoi 50 anni sempre al servizio della gente, sempre a divertirti, sempre con il palco, sempre a presentare? Bene, il tutto è una storia che nasce nel lontano 1971. Ero appena Da poco avevo compiuto i 15 anni quando per la prima volta salivo su un palco a Montenero di Bisaccia in cui c'era una manifestazione che si chiamava Mimì Canzonissima. Ero ospite in quella manifestazione. Poi, nello stesso anno, nel 71, il nostro parroco, il nostro viceparroco, il giovane Don Elio Benedetto, insieme a Don Franco Pezzotta, ebbero l'idea di farmi presentare una manifestazione che hanno riservato ai bambini che si chiamava Bimbi alla ribalta. Sono passati 50 anni e di manifestazioni ne ho fatte tantissime, tantissime come presentatore, tantissime come organizzatore, tantissime come direttore artistico. E qualcuno potrà dire che questo libro possa rappresentare un po' la mia autoesaltazione, perché non sempre si hanno pareri concordi, ma nulla di tutto ciò. Io ho voluto scrivere, riportare, perché oltre allo scrivere non mi sono mai sentito uno scrittore, in quanto devo ringraziare tantissimo una brava scrittrice, Laura D'Angelo, che ha curato la prefazione, ha curato questa lunghissima intervista. È stata anche un po' un'innovazione sotto il punto di vista editoriale, perché insieme alla prefazione e all'intervista ho pensato di riportare delle testimonianze, ben 21-22 testimonianze di persone che mi sono state vicine, mi sono state e mi sono vicine nella vita, come mia moglie, mio figlio, mia nipote, ma anche tantissime persone con cui ho condiviso momenti bellissimi, sia sotto il punto di vista organizzativo, sia sotto il punto di vista di aver presentato spettacoli insieme a loro. E devo dire che alla fine questo giusto cocktail è riuscito abbastanza bene, perché sono in tanti a dire che è stata una bellissima cosa. Quindi 50 anni di manifestazioni, 50 anni di aneddoti, 50 anni di tantissime cose. Ci sono delle manifestazioni a cui sono più legato. Naturalmente potrei dire che forse la manifestazione a cui sarò più legato sarà la prossima, però ormai credo che da un momento all'altro appenderò anche il microfono al chiodo. Ma naturalmente le prime manifestazioni mi ricordo ancora quasi tremante che sono salito sul palco, come ricordo con orgoglio la manifestazione che ho organizzato a Montenero, in cui ho riportato sul palco di Montenero tutti i montenerei famosi, con personalità che si sono affermati nel mondo della cultura, dello spettacolo, del ballo, riportando persone come Nello Malizia, portiere del Perugia, oppure Sara Di Vaira. È stata un'emozione grandissima, e ricordare quella piazza gremitissima, quella piazza all'inverosimile, oggi in questi momenti di pandemia, la cosa mi fa molto molto pensare, sperando che tutto avvenga di nuovo. Poi ci sono anche i momenti molto molto belli come il Giro d'Italia organizzato a Montenero, la piccola Montenero che andava sulla ribalta di carattere nazionale e anche mondiale, e noi organizzavamo quella tappa qui a Montenero, e di cui di quella tappa sono stato uno dei fautori e naturalmente uno degli organizzatori. C'è un piccolo aneddoto: anche su quella palca salì sul palco del giro su quella tappa salì sul palco del giro, e gli organizzatori mi dissero, quasi preoccupati: ma sai, sul nostro palco quasi mai nessuno è salito. E io gli risposi con la mia faccia tosta: ma a Montenero nessuno ha mai parlato, se non era Teresio Di Pietro. E cominciamo tutti a ridere. Poi un ricordo indelebile sarà senz'altro la tappa che sono andato a organizzare a San Giovanni Rotondo, nella terra di San Pio. In quell'occasione ho avuto anche la possibilità di poter accedere in determinati luoghi non aperti al pubblico, come la famosa cella numero 5 in cui era stato segregato Padre Pio, e a distanza di tanti anni, oggi nel ricordare quel momento mi vengono ancora i brividi. Quindi 50 anni, 50 anni di manifestazioni, 50 anni di aneddoti, 50 anni
di momenti belli, 50 anni al servizio della mia, del mio paese, perché al di là di ogni sopra, ogni cosa, io è un paese a cui sono legato da un cordone ombelicale che non sono riuscito mai a scindere, mai a rescindere. Questo libro è stato il coronamento di tanti, tanti, tanti anni. L'ho presentato ormai da dicembre, ho avuto modo di presentarlo anche in altre occasioni e il mio libro non l'ho posto in vendita perché ho sempre detto che i miei sentimenti non venivano, non erano merce da porre in vendita. Il mio libro l'ho regalato alle persone che pensavo che gli avesse fatto piacere. Però ci sono stati dei momenti molto belli in cui nel presentare il libro abbiamo fatto una raccolta di fondi, è successo quando l'ho presentato per la prima volta a Montenero, quando l'ho presentato con gli amici dell'Accademia della Cucina, e abbiamo raccolto anche una bella cifretta, circa 1.000 euro che sono stati donati. Che ho donato, sono stati donati a una Onlus di Montenero, una mano per la vita, per acquisto di un pulmino riservato ai ragazzi disabili. Ecco, questo era quello che io ho voluto fare con questa pubblicazione. Ho voluto lasciare, ah sì, una testimonianza della mia vita, che poi non è solo la mia vita, è la vita di tanti tanti montenegresi, perché la peculiarità del libro è quello di avere, oltre a una parte scritta, ci sono circa 600 foto, e in queste 600 foto sono in tanti 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 che si rivedono in quei momenti quasi sempre felici, che hanno rappresentato una tappa importante per le loro vite, per la mia vita, per la vita di tanti montenegresi e non solo montenegresi. L'augurio è che anche altri possano continuare su questa falsariga, perché i nostri paesi non possono e non devono essere lasciati quasi a languire e a morire. Questo era quello che ho voluto fare e mi auguro di esserci riuscito.